Dopo aver esplorato i primi tre capitoli di questo secondo ed iconico capitolo di Paper Mario nella nostra anteprima, è il momento di chiudere il libro contenente le avventure di Mario e amici in quel di Fannullopoli, scoprendo in maniera definitiva se Paper Mario, il portale millenario, è più di una semplice rimasterizzazione per Nintendo Switch. La popolarità del secondo capitolo della serie dedicata alla versione cartacea di Mario è dovuta a un insieme di elementi che rendono l'intera epopea quasi perfetta. La sensazione di stupore e novità suscitata dal primo capitolo, uscito per Nintendo 64, è stata amplificata non solo dal salto generazionale e dal miglioramento tecnico, ma anche dalla volontà di Intelligent System di esplorare mondi e personaggi oltre il semplice castello di Peach e i suoi dintorni. Sebbene il secondo capitolo di Paper Mario riprendesse molti degli elementi di gioco del primo, il modo in cui questi furono implementati fece la differenza. Il titolo, uscito su GameCube, presentava pochi difetti e la speranza che vengano eliminati del tutto in questo rifacimento è alta. Ma sarà davvero così? Scopritelo in questa nostra recensione. Paper Mario, il portale millenario, è un titolo che sprigiona un insieme di ironia, divertimento e follia che rende atipica l'intera struttura del gioco. Lo stesso incipit narrativo, la principessa Peach è scomparsa, troviamola, viene arricchito da una misteriosa caccia al tesoro nei dintorni di Fannullopoli, esplorando scenari sempre vari e mai banali. Negli ultimi anni Nintendo ci ha abituati a remaster, versioni HD e veri e propri remake, spesso senza etichettare questi ultimi come tali. Come menzionato durante l'anteprima, l'azienda di Kyoto preferisce mantenere una nomenclatura essenziale, utilizzando lo stesso nome del gioco, quasi a sostituirlo con una versione migliorata che corregge i difetti dell'opera originale. E già durante i primi tre capitoli si possono notare alcune delle migliorie apportate da Nintendo per rendere questo secondo capitolo di Paper Mario ancora più interessante. Fortunatamente le novità si propagano anche nel resto dell'avventura. Non si tratta di cambiamenti rivoluzionari, ma di piccole aggiunte che fanno la differenza nel quadro generale del titolo. In primo luogo, una delle più grandi novità e comodità è il cerchio dei partner, una funzione che permette di cambiare rapidamente i partner di Mario in qualsiasi momento, ad eccezione degli scontri, dove è un'azione di battaglia. Nell'originale bisognava infatti entrare in un menu dedicato e perdere essenziali secondi che in special modo nelle fasi avanzate di gioco spezzavano il ritmo. Del resto, l'intero mondo di gioco è ricco di segreti e puzzle ambientali che il più delle volte richiedono l'uso di uno specifico partner. Quando vi è la necessità di combinare gli usi, ecco che il cerchio dei partner permette di proseguire l'esplorazione senza interruzioni. In questa nuova versione di Paper Mario, il portale millenario, entra in gioco una vera e propria warp room, facile, comoda e che sbloccherà progressivamente un tubo per ogni mondo di gioco dopo averlo completato. Sulla carta potrebbe risultare una novità di poco conto, ma è proprio durante gli ultimi capitoli dell'avventura che ringrazierete questa aggiunta che in passato è stata bramata da molti giocatori. Lo abbiamo già detto durante l'anteprima, ma lo ribadiamo anche adesso. Il comparto tecnico del gioco è sublime. Si potrebbe soprassedere sulla questione del frame rate, che in questo titolo si ferma a 30 a discapito dei 60 della versione originale per GameCube, che non intacca la godibilità del titolo, nemmeno durante i combattimenti. L'avvicinamento agli stilemi introdotti negli ultimi capitoli, come Paper Mario Color Splash e Paper Mario di Origami King, si percepiscono, ed è un bene. Paper Mario è fatto di carta, e vedere il mondo di gioco composto unicamente da prodotti di carta è coerente con quanto fatto negli ultimi anni della serie. La differenza rispetto all'originale è evidente. Oltre alle texture è stato aggiunto un sistema di illuminazione che amplifica la bellezza degli scenari tra luci ed ombre. Anche gli stessi dialoghi sono ora muniti di voci dedicate, nessun doppiaggio, attenzione, prendendo però spunto dai recenti episodi di Paper Mario. Inoltre sono presenti gli sprite della parte posteriore dei personaggi. E ancora una volta, siamo consapevoli che queste siano tutte minuzie all'interno del grande mosaico che compone Paper Mario il portale millenario, ma è anche vero che questa restaurazione punta proprio a questo, aggiungere piccole ma importanti migliorie al gameplay al fine di perfezionare un titolo che già nel 2004 era prossimo all'eccellenza. Oltre alla lunga trama articolata in 8 capitoli, tutte le attività secondarie del titolo originale sono presenti inalterate. Dal casinò alla palma, ai biglietti della lotteria, dai minigiochi del casinò, alle posizioni delle schegge stelle e dei soli custodi, tutto è rimasto pressoché invariato.
L'unica altra novità risiede nei contenuti extra. Sono ora disponibili un'audioteca e una galleria fotografica che si possono sbloccare trovando tutte le schegge stella e i soli custodi di ciascun capitolo. Inoltre, durante l'avventura si potrà sempre fare affidamento sui suggerimenti di Gumbella, che offrirà indicazioni chiare su dove andare o cosa fare, rappresentando un'opzione di accessibilità decisamente gradita. La quinta essenza di Paper Mario il Portale Millenario risiede nel combattimento. Attingendo dalle formule più blasonate dei combattimenti a turni, il combat system di questo capitolo di Paper Mario è semplice ma allo stesso tempo complesso. Ogni incontro con un nemico causerà l'inizio di uno scontro a turni, ambientato in un palcoscenico con tanto di pubblico. La scenografia stessa degli scontri è funzionale al gameplay, dato che occasionalmente potrebbe cadere a seguito di colpi troppo potenti inflitti da Mario e causare quindi ulteriore danno ai nemici. Di base, Mario e il partner attivo hanno a disposizione un turno a testa, scegliendo tra attacchi di salto, martello, speciali oppure oggetti. A conti fatti però, nulla è stato toccato da questo remake, salvo gli aspetti estetici degli scontri. Tutto ciò però è un bene o un male? La formula di gioco funzionava egregiamente nel 2004 e modificare eccessivamente il gameplay avrebbe portato leggermente fuori rotta lo scopo di questo progetto, che vuole riproporre il titolo sia ai veterani, ma in special modo al nuovo pubblico, che scoprirà questo episodio per la prima volta. Parlando di musica, qui gli sforzi del team di sviluppo sono stati maggiori. In primo luogo, ogni zona del mondo di gioco avrà la sua corrispettiva versione del tema battaglia, rendendo meno ridondante affrontare gli scontri. Sicuramente, parlando della colonna sonora, è inevitabile resistere all'effetto nostalgia. Nintendo è riuscita a mantenere intatta la composizione dei brani, amplificando, aggiungendo o sottraendo talvolta alcuni strumenti per conferire maggior carattere ad ogni situazione, scenario o scontro. Un'ulteriore raffinatezza nella colonna sonora è data dalle varianti musicali durante gli scontri. Così come accadeva in Origami King, dopo qualche secondo di riflessione nel decidere quale mossa potrà portare alla conclusione della battaglia nel minor numero di mosse possibili, il tema dello scontro muterà in una versione più contenuta. Paper Mario, il Portale Millenario, è il miglior capitolo di Paper Mario, che ritorna nella sua veste più splendente. Un viaggio nel tempo che ha permesso a Nintendo di restaurare un capolavoro dell'era GameCube, eliminando ogni difetto e rifinendo con precisione ogni aspetto dell'opera. Dal comparto tecnico alle piccole ma significative aggiunte al gameplay, fino all'eccezionale colonna sonora, Nintendo ha saputo fare molto più di un semplice remake, incorporando tutto ciò che rendeva magnifico il titolo originale in un prodotto moderno e perfettamente adattato a Nintendo Switch, che ormai si avvicina alla fine del suo ciclo di vita.